Nel mondo di oggi siamo tutti interconnessi. Problemi e sfide come la povertà, il cambiamento climatico, l'immigrazione o la crisi economica non sono confinati al nostro paese o alla regione in cui viviamo. Anche nei paesi più ricchi vivono comunità in stato di povertà e le democrazie più antiche lottano contro fenomeni come il razzismo, l'omofobia e l'intolleranza religiosa. L'ineguaglianza globale riguarda noi tutti, non importa chi siamo e da dove proveniamo, e deve essere sconfitta per garantire una vita dignitosa a tutti. La comunità internazionale ha fatto grossi progressi per sottrarre le persone alla povertà. Tuttavia, l'ineguaglianza persiste e rimangono grandi disparità di accesso alla sanità, all'educazione e ad altri servizi. Mentre la disparità di reddito tra i diversi paesi sembra essersi ridotta, la disparità all'interno dello stesso paese è aumentata. L'UNICEF, in un recente rapporto, ha evidenziato una crescita dell'ineguaglianza in diversi paesi a reddito elevato. E ancora, nonostante nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo si sia registrato un calo di mortalità infantile, le donne delle aree rurali hanno una probabilità fino a 3 volte maggiore di morire durante il parto rispetto a quante vivono in città. E i bambini facente parte del 20% più povero della popolazione hanno una probabilità fino a 3 volte maggiore di morire prima di aver compiuto 5 anni rispetto ai bambini provenienti da famiglie benestanti. La crescita economica non è sufficiente per ridurre la povertà se non è inclusiva e se non coinvolge le 3 dimensioni dello sviluppo sostenibile: economica, ambientale, ma soprattutto sociale. Ed è proprio questo il tema centrale del 10° obiettivo per lo sviluppo sostenibile. Per ridurre la disparità, le politiche devono essere universali e fare attenzione alle popolazioni svantaggiate ed emarginate. Tra i traguardi di questo obiettivo, entro il 2030 raggiungere la crescita del reddito del 40% della popolazione nello strato sociale più basso e potenziare l'inclusione sociale, economica e politica di tutti. In secondo luogo, promuovere legislazioni per le pari opportunità che riducano le disuguaglianze, nonché adottare politiche fiscali, salariali e di protezione sociale. In terzo luogo, mettendo in pratica politiche migratorie pianificate e ben gestite, rendere più sicure e regolari la migrazione e la mobilità delle persone. Infine, incoraggiare l'aiuto pubblico allo sviluppo e i flussi finanziari per gli stati più bisognosi, i paesi meno sviluppati, i paesi africani, i piccoli stati insulari in via di sviluppo e i paesi in via di sviluppo senza sbocco al mare.